Non potevamo chiudere meglio il nostro girone d'andata in casa, o in casa per quello che è, nel senso stiamo continuando a giocare in trasferta, in casa ci siamo solo perché comunque il 23 dicembre tanta gente oggi è venuta e si è fatta sentire. Era una partita difficilissima, abbiamo giocato veramente molto bene, per vincere in questa maniera con Rieti, e ne abbiamo viste io e Edo di partite loro, ci voleva una grande partita e l'abbiamo fatta, in difesa per primo, in attacco se noi facciamo canestro da tre punti abbiamo doppia pericolosità, e devo dire che abbiamo giocato una grande partita, non so se la migliore, perché non mi piace mai fare questi bilanci a metà stagione, sembra che la stagione finisca oggi, però era una partita difficilissima sotto tanti punti di vista, forse poco c'entrava anche il basket giocato, però abbiamo giocato alla grande. Devo dire grazie ai ragazzi, grazie ai miei ragazzi, perché hanno interpretato una partita nel modo migliore. Abbiamo giocato bene il pressing, abbiamo pressato 40 minuti come non accadeva da due mesi, abbiamo attaccato molto bene i loro cambi zone uomo, cosa che ci aveva messo un po' in difficoltà ad esempio con Casale, anche se la situazione è diversa, tattica diversa, ma nelle letture avevamo avuto difficoltà ultimamente, e devo dire grande spirito di tutti, e non potevamo, ripeto, chiudere il girone d'andata in casa in modo migliore. Abbiamo ancora una partita nel girone d'andata, vorrei per favore, ve lo chiedo, vi supplico, per favore, non parlate di classifica, non parliamo di obiettivi, perché questa è una squadra che deve vivere l'allenamento, neanche la giornata, l'allenamento. Quindi vi chiedo, vi supplico, non parliamo più di classifica. Questa è una squadra che deve togliersi dalla testa qualsiasi tipo di pressione non derivante dal campo, perché la faccia migliore è questa, squadra che corre, squadra che si passa la palla. E permettetemi di concludere questa conferenza con gli auguri a tutti quanti, li abbiamo già fatti anche alla bellissima festa del mini basket, faccio gli auguri a tutti quanti, tutti quanti quelli che lavorano al Deltona Basket, tutti quanti quelli che seguono il Deltona Basket, e speriamo di continuare con questo atteggiamento, con questo gioco, con questa cattiveria, perché i ragazzi ci credono e se lo meritano anche, ok? Grazie a tutti. Ciao.